C'è un po' di confusione in studio, non ci fate caso, ma siamo in assoluta diretta. Stavo cercando Piero Pelù, che dovrebbe essere qui in giro. Dove sei stato, Pierino la peste? Eccolo qua. Dai! Signorina, vuoi sedere un attimo? Senti, ma non è il microfono comunque. Stavo benissimo. Come fai senza il microfono? Il microfono è questo. Stavo benissimo, ragazzi. Ah, te lo mette Ghigo? Veramente. Il microfono lo mettiamo noi, che siamo esperte. Ah. Dunque, aspetta, eh. Allora. Sì. Lo metto io, non passare da te. Dunque, tutto puoi dire, tranne che non siamo ospitali, comunque. Allora. No, noi lo facciamo con tutti, gli ospiti. Certo. Non è che ci sono delle preferenze. Stai benissimo così. Aspetta, okay. Il microfono, allora, scusa, devo passarlo da sotto. Stiamo parlando della tournée, giusto? Sì, tra un secondo. Allora, tra un secondo. Aspetta. Posso parlare qua? Allora, prima, adesso, dimmi. Vista anche la tua risaputa passione per il calcio, diamo un attimino il quadro della situazione, cioè come sono finiti i primi tempi praticamente. Allora, grazie ragazze. Prego, tutto a posto. Grazie Federica. Grazie ragazze. Ghigo è un po' invidioso, non vorrei dire. Allora, punteggi, Atalanta-Vicenza 1-1, gol di Sgro per l'Atalanta e di Ambrosetti per il Vicenza. Bologna-Napoli 1-0, ha segnato Goretti per il Napoli. Empoli-Bari 1-0 per il Bari, gol di Ingesson su rigore. Gli altri sono 0-0, come abbiamo già detto, a Genova, Sampdoria e Milan. Si stanno mazzolando alcuni espulsi. Ah. Faremo vedere. Fiorentina 0-0 ancora a Piacenza. Par di zeri. Stai tranquillo sempre per adesso. Par di zeri. Allora, parliamo un po' della tournée adesso. Allora, la tournée quando comincia, Ghigo? Il 6, tra poco, fra poco. Ecco. Il 6. Il 6. Ce l'hai il microfono qui sotto? Passa per tutte le... Sentite, ora io vorrei fare una sì. Un piccolo appunto a questa bellissima trasmissione. Sentiamo pure. Perché ci sono così pochi microfoni? Questi ma sono finti! Come no? Questi sono tutti finti. Ora lo smascheriamo. Bene, finisce qui il programma. C'è anche l'auricolare, guarda. Oh. Questa è la cuffia. Vuol dire parte sinistra a me, parte destra a te. Ecco. Però bisogna fare destro con sinistra. Posso ricominciare da capo? Sì. Il motivo allora, per cui Piero e Ghigo sono a Milano in questi giorni è perché hanno appena finito di girare il video della canzone video che si chiama Regina del Cuore. Regina del Cuore. C'è qualcosa che si può raccontare? Cantato anche in spagnolo come Reina de Corazones. Molto bene, ti viene bene. Muy bien, muy bien. Gracias. E poi? E poi le prove della tournée. Le prove della tournée. E poi c'è da dire un'altra cosa, questa purtroppo un po' meno allegra. Sì. Siccome abbiamo perso un grandissimo amico, nonché grandissimo musicista, da due settimane, questo grande personaggio che si chiama Candelo Cabezas, che tantissimi conoscono perché ha suonato un po' con tutti in Italia. Allora, che cosa succede? Che Deda, la moglie, no? Che è grandissima artista, sta mettendo in piedi una fondazione in suo onore che permetterà a tutti i percussionisti, non solo italiani ma di tutto il mondo, di avere una borsa di studio e quindi proseguire certo. Nella loro carriera di grandi musicisti. Tutto questo per onore del grandissimo Candelino. Siamo fieri di fare l'amplificatore a questa notizia. Yes. Abbiamo nel frattempo, ci segnalano da regia, questo è un citofono, in realtà c'è uno al telefono, che è, un attimo che controllo, Isa di Arezzo. Pronto? Hola! Ciao Isa! Hola! Hola, hola, come stai? Ah, qui già siamo tutto su Iberico completamente. Che talito! Hola Piero, ¿estás bien? Tutto bene, grazie. Ci siamo collegati con casa Pieraccioni per caso, visto l'accento? No. In Toscana va molto in questi ultimi tempi, però mi dicono che tu hai addirittura origini venezuelane, quindi sì, sei... Sì, di Venezuela, di Caracas. Sei autorizzato a parlare con questo accento molto forte. Allora, volevi raccontarci un po' del tuo Halloween? Sì, ho fatto una cena praticamente insieme ad alcune mie amiche e abbiamo approfittato di Halloween per brindare vestite bellissime e decise a suggellare una promessa da streghette cariche di energia. Ho proposto di accompagnare questo rito e questo brindisi con... Li conosci Joy Division? Sicuramente sì, Linus, cioè, vero? Chi non si ricorda dei grandi Joy Division? Anni 80, fino anni 70. La voce, i ritmi tribali, Ian Curtis, la canzone Atrocity Exhibition. Gli stessi ritmo tribale anche nella canzone, giusto? Eh già. Ha fatto un mixaggio con gli amici, salutiamo. Praticamente. E abbiamo iniziato a parlare di passi strascicati che risuonano nella testa, di oggetti che mutano, si riempiono di ragnatele, tutto molto ovviamente ambientato alla serata. Avete usato un additivo particolare per caso, Isa? Un additivo particolare per questa festa? Nessun additivo, siamo così naturalmente, in versione naturale. Volevo chiedere a Piero se ha festeggiato Halloween o se negli anni passati sì, l'abbiamo festeggiato all'area Alfa Romeo girando il video di Regina di Cuore. Tu devi raccontare com'è la trama di questo video, ma deve essere divertente. La trama del video è come un videogame, quindi c'è un inseguimento tra noi e questa Regina di Cuore che è la Regina di Cuore.
dolori. Che è la causa di mille dolori. Va bene. Isa, vuoi fare un saluto? Sì, sì. Queria salutare naturalmente tutti voi. E poi Daniele in particolare, che è un mio amico che è all'ospedale, dunque approfitto dell'occasione, Sandro, i miei familiari, i miei fratelli, tutti i miei amici e naturalmente Iomisma, eh? Iomisma, che vuol dire me stessa, giusto? Giustamente, come Piero mi insegna. Grazie Isa. Ciao, buona domenica, buona giornata. Noi mettiamo una canzone, anzi ovviamente mettiamo un video, visto che siamo per televisione, ma siamo anche per radio. Just Cruising, viaggiando insieme a Will Smith, che è diventato un famoso attore ormai, credo che alterni alla grande. Attenzione, la Alberto ha in serbo una battuta da alcuni giorni. No, non è una battuta, sono note biografiche sul cantante, cioè ogni DJ deve sapere delle cose, capisci? Chiaro, chiaro. No, ma però l'ho detto nelle... non voglio ripeterla, mi vergogno. Ah, dai, fantastica. È troppo brutta. Niente, ho detto che chiamandosi Will faceva parte di un trio lui, CGL, Cisle e Will, poi si sono sciolti, ma è piaciuto. No, visto che tu nella sigla saluti disoccupati d'Italia, sembrava un collegamento doveroso. Io invece volevo fare una piccola errata corrige, uscendo dal video appunto, due piccole correzioni. Una, la canzone Boom Shake the Room non è dell'88 ma del 94. E Piero lo sapeva. E Piero lo sapeva perfettamente. E anche detto io. Scusa. E anche Ghigo mi ha fatto subito così. E l'altra è che si dice ovviamente sperperare e non spereperare. Ma quello era un refuso. Questo rumore cos'è? Questo. Lascia aperta la porta. Guarda, l'acqua che si muove come nel film, Alberto, è il momento della pappa! È il momento di dare da... Scusate ragazzi. Ogni giorno c'è un animale che dà da mangiare. Sì. Dobbiamo dare da mangiare ai dinosauri, scusate, stava arrivando. Devo dare da mangiare. Oh, Sanne, scusate, oh. Scusate. Oh. Ma soprattutto perché non sapevo se c'era pioggia o la neve, sono il custode dei Jurassic Park. Ho capito. E non trovo più. Ma dove ci eri cacciato? È orrendo. A voi piacciono gli animali? Sì, sì. Cos'è un dinosauro questo? È un, cos'è esattamente? È un dinosardo. È di Clusone. 3-3, non so chi fa 3-3, ma lo so qualcuno. Vieni qua che andiamo. Ma quanti anni può raggiungere un esemplare come questo? A 40 anni poi si estingue. Allora, sei già in zona allora. Senta, signor Guardiano. Prego, signor Linus. Signor Guardiano, volevo chiederle, ma per quanto riguarda gli accoppiamenti, visto che è uno solo, come funziona? Ah, l'accoppiamento tutte le sere, signor Linus, non c'è problema. Guardi, mi trovo benissimo per l'accoppiamento. Che pezzo. Ah, lo porti via, lo porti via. Che brutto. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, salutiamo Piero e salutiamo Ghigo. C'è il gutta. Male non gli farà senz'altro. Ragazzi, grazie mille per questa visita. So grazie che avete voi, le prove che vi aspettano. Quindi un allenamento bellissimo. Io volevo chiudere con un'informazione a uso e consumo proprio di Piero. Niente, il Lecce sta vincendo in casa, quindi mi pare che la Fiorentina sia ultima o giù di lì in questo momento. La Fiorentina ha 12 punti e il Lecce. Grazie. Torna a dire, poi è nervoso per 3 giorni. Ma no, lo sai, il calcio è solamente, come dire, un contorno a è avanzato vita. Del salame del dinosauro, volete portarlo? So che andate a fare le prove, magari vi viene fame. Senti, mettiamo lo switch, come lo chiamiamo noi, cioè il collage fra due canzoni. C'è una canzone nuova che parte da una canzone vecchia. Esatto, la canzone nuova di Warren G parte da una canzone vecchia di Tina Turner, che era What's Love Got To Do With It, e noi le abbiamo messe insieme. Vediamole. Sentiamole. Ciao Piero, ciao Diego. Ciao Piero, ciao Diego.